Buongiorno, sono la dottoressa Luisa Ronzoni, medico genetista dell'unità di genetica medica della Mangiagalli di Milano. In questo video cercherò di fornirvi alcune informazioni riguardo al test del DNA fetale, così che quando verrete per l'appuntamento potrete procedere direttamente con il prelievo. In ambulatorio ci sarà comunque sempre un medico genetista, così da valutare eventuali domande e i vostri dubbi. Verrà valutata la storia personale di ogni singola gravidanza e verrà valutata la vostra anamnesi familiare. Quindi, test del DNA fetale. Sappiamo che è un test di screening, quindi un test che valuta il rischio e la probabilità che ci possa essere un'alterazione cromosomica nel feto. Voi tutti avete già eseguito il test combinato. Sapete che il test combinato è un test di screening sempre che ha un'accuratezza a circa del 90% per la valutazione delle principali alterazioni cromosomiche. Il test del DNA fetale, appunto, è sempre un test di screening, arriva però ad avere un'accuratezza del 99%, soprattutto per quanto riguarda la trisomia 21. Il test del DNA fetale consiste nell'esecuzione di un semplice prelievo di sangue, si basa sul presupposto che fisiologicamente la placenta rilascia in circolo frammenti di DNA, per cui dal prelievo di sangue della mamma andremo a separare attraverso strumentazioni e software dedicati particolari, andremo appunto a separare il DNA materno dal DNA fetale che proviene dalla placenta e si valuterà quello che è il rischio di presenza nel nascituro della trisomia 21, quindi la sindrome di Down, la trisomia 13, trisomia 18, alterazioni di numero dei cromosomi sessuali e eventualmente una valutazione di un'ulteriore patologia che è la sindrome da microdeletione del cromosoma 22. Adesso valutiamo più nel dettaglio. Allora, per ciascuna di queste alterazioni che si possono valutare, i possibili risultati ottenibili dal test del DNA fetale sono due: basso rischio o alto rischio, quindi appunto essendo un test di screening non è la certezza diagnostica, ma è la valutazione, ripeto, della probabilità che ci possa essere l'alterazione. Se il test restituisce un basso rischio, deve essere considerato un risultato rassicurante, quindi vuol dire che la probabilità che ci sia quella specifica alterazione, prendiamo il caso per esempio della trisomia 21, quindi basso rischio e la probabilità che ci sia nel feto una trisomia 21 che non ho identificato è molto bassa, viene stimata in circa 1 su 10.000. Al contrario, se il test restituisce un alto rischio, vuol dire che la probabilità che nel feto ci sia quell'alterazione cromosomica è alta, per cui l'alto rischio diventa l'indicazione ad una procedura invasiva di controllo e di conferma che effettivamente ci sia l'alterazione nel feto. Procedura invasiva sarà in linea di massima un'amniocentesi, alle volte una villocentesi, insomma si valuterà poi di situazione in situazione. Quindi alto rischio, basso rischio per ciascuna alterazione con una accuratezza alta per quanto riguarda la trisomia 21, 13 e 18. Vengono poi valutati, abbiamo detto, i cromosomi sessuali, quindi nella bambina sappiamo che ci sono due cromosomi X, nel maschio c'è un cromosoma X e una Y. Valutando i cromosomi sessuali indirettamente vuol dire che si sa il sesso del feto, quindi se volete viene riportato nel referto, altrimenti se qualcuno preferisce la sorpresa, l'ecografia piuttosto che la nascita, non viene riportato. Capite bene che lo scopo del valutare le alterazioni dei cromosomi sessuali non è per dirvi se il feto è maschio o femmina, ma per valutare appunto se ci sono delle alterazioni di numero di questi cromosomi. Quindi cosa vuol dire? Ci possono essere situazioni in cui nella bambina c'è una sola X piuttosto che tre, anziché le due standard, e nel maschio c'è una X in più o una Y in più. Anche per questo tipo di alterazioni il possibile risultato sarà un basso rischio, quindi risultato rassicurante. Alto rischio vuol dire probabilità che ci sia la specifica alterazione. In caso di alto rischio verranno ovviamente poi valutati tutti i successivi passaggi. Vi dico solo due informazioni in più riguardo a questo tipo di alterazione che sicuramente magari sono meno conosciute rispetto alla sindrome di Down. Importante almeno sapere che sono alterazioni che non danno disabilità cognitiva, non danno malformazioni. Ci possono essere caratteristiche diverse, più legate magari allo sviluppo dell'apprendimento, quindi all'acquisizione delle capacità del linguaggio, piuttosto che al discorso dello sviluppo puberale o dell'infertilità in alcune situazioni, che verranno valutate se necessario. Quindi questo con il test che abbiamo definito test base, 21, cromosoma 21, 13, 18 cromosomi sessuali. C'è poi la possibilità di estendere il test e valutare un'ulteriore condizione che è la sindrome da microdeletione del cromosoma 22.
Allora, cos'è innanzitutto questa sindrome? Da un punto di vista genetico-biologico vuol dire che a livello del cromosoma 22 si ha la perdita di una regione specifica a livello appunto di questo cromosoma. La frequenza della patologia è di circa 1 su 2000, quindi vuol dire che ogni 2000 bambini in assenza di familiarità nasce per caso un bambino che ha questa alterazione. Da un punto di vista clinico, questa patologia è proprio caratterizzata dal fatto di avere una manifestazione clinica che può essere molto variabile. Questo significa che possiamo avere dei quadri praticamente asintomatici, quindi dei soggetti che hanno l'alterazione genetica ma non hanno nessun problema clinico importante. Si possono però poi avere individui, bambini o adulti che hanno la stessa identica alterazione genetica, che possono presentare delle problematiche più da un punto di vista fisico, quindi cosa vuol dire che ci può essere la presenza soprattutto di una malformazione cardiaca, oppure ci possono essere più problematiche a livello cognitivo-comportamentale. Capite bene che in epoca prenatale noi con i vari test possiamo valutare qual è la probabilità che ci sia l'alterazione genetica. Non possiamo sapere esattamente come si manifesterà questa alterazione, se presente, soprattutto non possiamo in epoca prenatale valutare e prevedere quale sarà l'interessamento, soprattutto a livello cognitivo, comportamentale. Con il test del DNA fetale, appunto, è possibile valutare questa alterazione. Risultato di basso rischio, anche qua deve essere considerato un risultato rassicurante, quindi vuol dire che la probabilità che ci sia nel feto questa alterazione genetica è inferiore rispetto alla probabilità di partenza, quindi inferiore a 1 su 2000. Al contrario, se il test restituisce un alto rischio, vuol dire che c'è una probabilità aumentata che il feto possa avere questa alterazione. C'è però un dato tecnico molto importante da tenere presente. L'attendibilità, l'accuratezza, quindi quello che propriamente viene definito il valore predittivo negativo del test, è alto, quindi cosa vuol dire? Che se il test mi dà un basso rischio, l'attendibilità di quel basso rischio è alta. Al contrario, il valore predittivo positivo, quindi vuol dire la probabilità che a fronte di un alto rischio al test del DNA fetale ci sia veramente l'alterazione cromosomica nel feto, l'alterazione genetica nel feto è del 20%. Quindi questo vuol dire che, esempio, su 10 donne che fanno il test del DNA fetale hanno un alto rischio per la delezione del 22, solo in due di queste 10 gravidanze c'è veramente l'alterazione genetica nel feto. Negli altri 8 il dato non viene poi confermato dalla procedura invasiva. Quindi anche qua, solo alcuni concetti da ricordare. Da un punto di vista clinico, la delezione del 22 è un'espressione variabile, difficile da prevedere in epoca prenatale. Da un punto di vista tecnico, mentre il basso rischio ha un'attendibilità alta, l'alto rischio ha un'attendibilità, un'accuratezza del 20%. Poi, ovviamente, si faranno tutte le dovute considerazioni se mai ci si trova nella situazione specifica. Sottolineo che alle volte il test, alle volte vuol dire circa nell'1-2% dei casi, il test del DNA fetale non restituisce un esito, dà un risultato appunto di no result, quindi questo vuol dire che non si riesce a fare l'analisi. La causa principale del non risultato è il fatto che la quantità di DNA fetale presente nel sangue materno è troppo poca, quindi non si riesce tecnicamente a fare l'analisi. In questo caso verrete ricontattate. Verrà riproposto un secondo prelievo, sottolineo ovviamente senza costi aggiuntivi per voi. Nella maggior parte dei casi, poi sul secondo prelievo si riesce ad ottenere un esito. Ancora più raramente, però, può succedere: la causa invece del non risultato non è la quantità del DNA fetale, ma può essere dovuto al non risultato, può essere dovuto a fattori diversi che possono essere legati proprio a come è fatto il DNA fetale. Sono situazioni rare per cui dovete sapere che possono succedere e verranno valutate nel caso specifico, quindi verrà valutato qual è il percorso diagnostico di screening più appropriato nel singolo caso. Due parole sulle gravidanze più particolari, quindi intendo le gravidanze gemellari piuttosto che le gravidanze da ovodonazione. Anche in questi casi è possibile eseguire il test del DNA fetale. È un po' più ristretto, nel senso che si possono valutare solo la trisomia 21, la trisomia 13 e la trisomia 18
con la stessa attendibilità rispetto ad eseguire il test nelle gravidanze singole, e si può poi valutare il sesso fetale, ma inteso solo sapere se maschio o femmina. Quindi questo per le gravidanze da ovodonazione e per le gravidanze gemellari dizigoti. Nelle gravidanze gemellari monozigoti invece è possibile valutare tutto perché viene paragonata ad una gravidanza singola. Quindi abbiamo visto cosa è possibile valutare, il significato dei possibili risultati, le tempistiche per avere gli esiti sono circa una decina di giorni lavorativi, quindi diciamo in genere un paio di settimane in calendario, alle volte anche prima. Appena avremo l'esito ovviamente vi contattiamo e valutiamo poi quindi come restituirvi questo risultato. Quindi queste sono un po' tutte le varie informazioni che è necessario sapere prima di affrontare il test del DNA fetale. Ripeto, poi in ambulatorio comunque ci rivedremo, quindi potremo rispondere a tutte le vostre domande. Io per ora vi faccio semplicemente di in bocca al lupo e ci rivediamo.